Prende la parola il professor Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia. Signor Presidente della Repubblica, signor Vicepresidente della Camera dei Deputati, signor Vicepresidente della Corte Costituzionale, signor rappresentante del Senato della Repubblica, onorevoli esponenti del Parlamento, autorità, signore e signori. Apriamo questa sera il convegno L'Italia nell'economia mondiale 1861-2011. Vorrei ringraziare il Presidente Napolitano che ha voluto essere qui con noi stasera. La sua presenza ci onora. Sottolinea l'importanza delle riflessioni sul percorso che l'Italia unita ha compiuto nei suoi 150 anni. L'esame della nostra storia, di cui lui è stato protagonista, è oggi essenziale, è stato ed è protagonista. È oggi essenziale per trarre le ispirazioni con cui affrontare il momento critico che il Paese attraversa. Dopo la mostra La moneta dell'Italia unita, organizzata nella primavera scorsa al Palazzo delle Esposizioni, è questo il secondo contributo della Banca d'Italia alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità. Il convegno discuterà lavori su diversi aspetti della crescita economica del nostro Paese, realizzati negli ultimi 2 anni da oltre 40 studiosi stranieri e italiani. Il riferimento all'economia mondiale è indispensabile. Le sorti di un Paese di medie dimensioni, privo di materie prime quali il nostro, dipendono dalla sua capacità di far interagire la propria economia con quella internazionale. Con le parole del grande storico Carlo Cipolla, l'Italia prospera quando sa produrre cose che piacciono al mondo. Per gran parte dei 150 anni trascorsi dall'unificazione, l'Italia ha mostrato una notevole vitalità economica, per nulla scontata nel 1861. Partita in grande ritardo alla periferia dell'Europa delle rivoluzioni industriali, alla fine del Novecento il reddito per abitante dell'Italia era grosso modo pari a quello dei grandi paesi dell'Europa nord-occidentale. Questa crescita avviene in parallelo con il progredire della nostra integrazione con i vicini europei. La storia dell'Italia si comprende solo nell'alveo di quella europea. L'unificazione italiana fu episodio importante della creazione di un'Europa degli Stati-nazione. Eppure anche allora nell'Europa delle nazioni frequenti erano i richiami alle comuni radici culturali. La consapevolezza di un destino economico comune è testimoniata dai trattati doganali, dalla libera circolazione delle persone e dei capitali, da quella specie di moneta unica che era il gold standard. Allora, come oggi, si poneva la questione se gli interessi nazionali fossero meglio difesi da soli o in un concerto europeo, nel quale ciascuno rinunciasse a qualcosa. Poi la Prima Guerra Mondiale segnò la fine di questa cultura aperta, avviò quella che Keynes chiamò la guerra civile europea. L'Italia, che in età giolittiana si era inserita nella prima globalizzazione, restò al margine anche del tenue sviluppo di un'Europa soffocata dal protezionismo. Le velleità purtroppo ricorrenti del poter fare da soli furono negli anni 30 duramente smentite dai fatti, soprattutto nel nostro paese, preda della demagogia autarchica. Le classi dirigenti postbelliche appresero questa lezione. In condizioni economiche e sociali tra le più difficili mai affrontate dal Paese, impegnarono con decisione l'Italia nel processo di integrazione internazionale ed europea. La loro lungimiranza, il loro coraggio politico rappresentano insieme alla riconquistata democrazia uno dei pilastri su cui si è fondata l'ammirabile crescita economica e civile della nazione. Restare oggi fedeli alla scelta dei nostri padri, rafforzare la nostra posizione in Europa, significa imprimere un forte impulso alla crescita, ridurre drasticamente il debito pubblico. Gli interventi realizzati nella scorsa estate avviano la finanza pubblica italiana lungo un sentiero di maggiore sostenibilità, ma non basta.
Senza aggredire alla radice il problema della crescita, lo stesso risanamento della finanza pubblica è a repentaglio. Abbiamo più volte indicato gli interventi necessari in ambiti essenziali per la crescita, come la giustizia civile, il sistema formativo, la concorrenza, soprattutto nel settore dei servizi e delle professioni, le infrastrutture, la spesa pubblica, il mercato del lavoro, il sistema previdenziale. L'obiettivo di rilanciare la crescita è finalmente oggi largamente condiviso, ma l'adozione delle misure necessarie si è finora scontrata con difficoltà apparentemente insormontabili. Eppure sia la storia, anche quella che emerge dalle ricerche che saranno discusse qui in questi giorni, sia gli elementi positivi che oggi pur si colgono nel Paese, mostrano che esso non è al di sopra delle nostre possibilità. Nel 1950 pochi osservatori avrebbero scommesso che nel giro di un paio d'anni l'Italia, di un paio di decenni, l'Italia sarebbe diventata un'economia industriale europea. Il Paese dimostrò allora una straordinaria capacità di adattare le tecnologie importate alle condizioni del Paese, di utilizzare per la moderna industria l'inventiva, la flessibilità dell'artigiano e del piccolo imprenditore. Il distretto industriale e un'impresa pubblica per anni fucina di manager e di innovazioni attrassero in modi diversi l'attenzione del mondo. Fu l'unica volta, dopo l'unità, che per un lungo periodo il Mezzogiorno crebbe più dell'intero Paese. Dal 51 al 73, al 1973, il rapporto fra prodotto pro capite a prezzi correnti del Sud e prodotto nazionale pro capite salì dal 63 al 70%. Possiamo pensare che un sistema sociale, un'imprenditoria, una manodopera che furono i protagonisti della lunga fase di crescita impetuosa e poi ancora attraverso i difficilissimi anni 70 e i cambiamenti del contesto esterno nel decennio successivo abbiano consumato tutta la loro forza? Il Paese è ancora ricco di imprese di successo, anche in comparti chiave come la robotica e la meccanica, non mancano nella società indicazioni di una vitalità tutt'altro che spenta. Le capacità di progresso del Mezzogiorno sono testimoniate da diversi casi che indicano come si possano superare arretratezze e valorizzare i potenziali dell'area. Ne è un esempio il recupero urbano di Matera e di altri centri storici del Mezzogiorno che hanno saputo acquisire nuova vitalità ambientale e culturale. In Sicilia, Puglia, Campania non mancano esperienze positive nei comparti dell'elettronica, delle fonti rinnovabili, della componentistica. Altri segnali positivi vengono dai progressi registrati nel miglioramento delle competenze chiave degli studenti meridionali. Secondo l'indagine OCSE PISA, a cui noi facciamo sempre riferimento, del 2009, nelle regioni del Sud si registrano i miglioramenti più significativi conseguiti dal nostro Paese. Quindi non mancano vitalità, non manca voglia di crescere, anche se però non sono ancora sufficienti a imprimere forza alla crescita. Perché è tanto difficile, ci chiediamo anche nei lavori che verranno presentati, perché è tanto difficile realizzare interventi in grado di invertire il trend negativo degli ultimi anni? La storia ci può soccorrere nelle risposte. Nella Venezia del 600 o nell'Amsterdam del 700, società ancora ricche, a una lunga stagione di grande dinamismo era seguito l'affievolirsi dell'impegno a competere, a innovare. Gli sforzi prima diretti al perseguimento della crescita furono indirizzati alla difesa dei piccoli o grandi privilegi acquisiti da gruppi sociali organizzati. In un'economia che ristagna si rafforzano sempre i meccanismi di difesa e di promozione degli interessi particolaristici. Si formano robuste coalizioni distributive, più dotate di poteri di veto che di capacità organizzativa. Il rafforzamento di tali coalizioni rende a sua volta sempre più difficile realizzare misure innovative a favore della crescita. È compito insostituibile della politica trovare il modo di rompere questo circolo vizioso prima che questo renda impossibili, per veti incrociati e cristallizzati, le misure necessarie per la crescita. È importante che tutti ci convinciamo che la salvezza e il rilancio dell'economia italiana possono venire solo dagli italiani.
Una nostra tentazione atavica, ricordata da Alessandro Manzoni anche tra gli altri, è di attendere che un esercito d'Oltralpe risolva i nostri problemi. Come in altri momenti della nostra storia, oggi non è così. È importante che tutti i cittadini ne siano consapevoli. Sarebbe una tragica illusione pensare che interventi risolutori possano giungere da fuori. Spettano a noi. Per due ragioni. La prima è che il risanamento della finanza pubblica e il rilancio della crescita non sono un'imposizione esterna. Sono problemi che vanno risolti soprattutto a beneficio dell'Italia. È un dovere verso i giovani. Ripeto, rilanciare la crescita, risanare la finanza pubblica è un dovere verso i giovani prima che verso noi stessi. La seconda ragione è che la cooperazione europea, mai come oggi indispensabile, si basa giustamente sull'assunto che ciascun membro faccia la propria parte. Solo i paesi che si assumono le proprie responsabilità, quelle dell'Italia, sono oggi particolarmente rilevanti e che mantengono con rigore gli impegni presi, sono partner credibili. A maggior ragione nella fase di ulteriore integrazione e condivisione di doveri che si prospetta per l'Unione Europea. Occorre agire con rapidità. È stato già perso troppo tempo. Aumenti dei tassi di interesse della dimensione di quelli verificatisi negli ultimi 3 mesi, se protratti, avrebbero l'effetto di vanificare le misure approvate con i decreti legge convertiti in settembre, con un ulteriore possibile effetto negativo sul costo del debito, in una spirale che potrebbe risultare ingovernabile. È necessario che i decreti attuativi siano promulgati senza indugio, soprattutto quelli con riferimento alla riduzione permanente della spesa corrente. Quanto alla crescita, l'urgenza deriva non solo dagli effetti positivi che ne scaturirebbero sulla finanza pubblica, ma soprattutto dal dovere non più eludibile che abbiamo, lo ripeto ancora una volta, nei confronti dei giovani, un quarto dei quali sono senza lavoro. E devo dire anche che senza aprire loro la strada, rimuovendo gli ostacoli e le incrostazioni che li fermano, non si cresce. Senza giovani non si cresce. L'Italia deve saper oggi ritrovare quella condivisione di valori comuni che messi in sordina gli interessi di fazione, è essenziale per mobilitare le energie capaci di realizzare in anni non lontani una rigogliosa crescita economica e di offrire credibili speranze alle nuove generazioni. Nell'anno in cui celebriamo i 150 anni dell'Italia, ricordiamo il risorgimento dei nostri bisnonni dell'Ottocento e l'unità di intenti che nel dopoguerra ci consentì di assicurare il progresso del Paese con la Costituzione repubblicana, con la promulgazione delle leggi volte a garantire i fondamentali diritti sociali e civili dei cittadini, con la sconfitta del terrorismo. In quei momenti cruciali si manifestò la concordia di fondo del Paese al di là del necessario e duro conflitto politico. Abbiamo bisogno oggi della stessa ispirazione, della stessa intelligenza. Salvando noi stessi, contribuiremo in modo decisivo alla salvezza dell'Europa. Grazie.